E allora, Presidente, siamo in registrazione. Allora, proceda all'appello, Matteo. Bene. E allora, Presidente Russo, presente. Consigliere Argiroffi. Buongiorno, presente. Consigliere Caroni, assente. Consigliere Ferrara. Presente. Consigliere Gentile. Assente. Consigliere Melluso, Presente. consigliere Tantillo. Presente. Bene, presidente. Constatato il numero legale, la seduta è aperta. Aggiudicato a Giudicato. lei. Allora, Mattei ha appena riferito che non riesce a contattare la segreteria o l'assessore. Dimmi tutto. Esattamente, presente. Dico la segreteria o l'assessore? Qual è l'argomento? L'assessore, il L'assessore. quale chiude il telefono. Hanno provato di là le colleghe a contattare la segreteria. Ora io Ancora non sento. hanno nessuna Ma di che risposta. assessore parlate? Scusate. Parliamo dell'assessore Catania perché ci è stato richiesto la settimana scorsa di sentire l'assessore Catania relativamente al Giro d'Italia e quindi se ci poteva notiziare su quello che si stava Gli abbiamo chiesto organizzando. di farlo se non poteva fisicamente per iscritto, quindi se non può fisicamente ha inviato qualcosa di scritto, immagino. Sì, e stiamo cercando ora che ora Mattei sta chiamando la segreteria nel frattempo che noi stiamo parlando. Va bene, per verificare se ha dato disposizione alla segreteria attraverso una sua email da spedirci o quant'altro, oppure non ci ha scritto nulla. Oh. Cercheremo di capire immediatamente perché può darsi che lui è impegnato e la segretaria sa come, il segretario chi sarà, saprà come chiarirci l'arcano. Allora, Mattei all'opera. Io comunque nel fine settimana un giro l'ho fatto, non d'Italia, cioè ho fatto un giro per quella che dovrebbe essere il percorso previsto. Non ho visto niente di quello che bisognava fare. Ora loro saranno molto bravi, ma mancano 6 giorni. Come possono riuscire in 6 giorni? Non vorrei che questa mancanza di risposta da parte dell'assessore sia... per evitare di trovarsi in difficoltà, perché obiettivamente lo è, non hanno fatto niente. So, io ritengo allo stesso modo, in genere comunque Professionale, non sei una è persona seria. in genere un fatto nuovo per Catania, perché in genere non sfugge mai alle Ma sue insomma, responsabilità. io veramente approfitto, visto che parliamo con Catania, noi aspettiamo di sapere la data e il numero della delibera delle linee guida per il centro storico, per il PPE. Aveva detto che ce le faceva avere in giornata ed era a luglio. Siamo a fine settembre, l'abbiamo messo per iscritto, sollecitato, eppure non abbiamo risposta, non lo so io. A che ci siamo possiamo chiedergli anche finalmente di rispondere a questa domanda? Mattei? Sì, presidente. Hai notizie? Mi scusi, ma io non ho seguito fino in fondo, No, perdonatemi. no, 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 no. Hai notizie dell'assessore o Ah, della no, 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 segreteria no, 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 dell'assessore? Non devi no. seguire nulla tu. Ma infatti, no, non abbiamo notizie, né assessore né Ma della la segreteria risponde. segreteria. Ci sta provando pure la collega Caronia. Uno solo ci deve provare. Uno Beh, con l'assessore e uno con la segreteria. siccome abbiamo più numeri, una collaborazione non guasta. Sì, dico uno l'assessore e uno la segreteria. Ok, Linda, ti ringrazio. Ciao, 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 ciao. Allora, Ti comunicherò tu stesso. Il microfono è aperto. sicuramente l'assessore sarà a scuola perché loro in segreteria non hanno notizie. Lui non aveva appuntamenti in agenda, quindi sicuramente sarà a scuola. Loro gliel'hanno comunicato, ma lui non ha dato notizie. Va bene, Va bene. e allora Quindi scriviamo, all'occasione riscriviamo per favore all'assessore e
Riiteriamo la richiesta per domani, dopodomani. Ci siamo anche e contemporaneamente la collega Gidolfi aveva espresso una richiesta che era già stata fatta precedentemente, sì. E quindi dobbiamo reiterare quella richiesta delle linee guida delle linee guida del centro storico. Esatto. L'ha inviata la segreteria stessa, quindi ne devono avere traccia. Va bene, ok. Quindi reiteriamo questa e reiteriamo per domani abbiamo mercoledì. Sì, per mercoledì. Va bene. Perfetto. No, però la risposta, visto che lui non deve venire fisicamente, ce la può inviare in giornata come la richiesta per iscritto. Non è che possiamo sempre aspettare i comodi suoi. Che vuol dire che è a scuola? Che risposta è? È assessore o non è assessore? L'ha saputo venerdì? Scriveva di sabato e domenica. Non è che il Giro d'Italia è domenica prossima, non è che siccome lui ha altro da fare Palermo può aspettare, oppure se non è in grado lascia il ruolo di assessore, oppure lascia quella scuola, non è obbligatorio fargli sì entrambi. Vabbè, questo glielo possiamo simpatire. Ho provato fino ad ora, non risponde al suo numero personale. E io nella mail ho scritto che se lui era impossibilitato a partecipare si avrebbe mandato una relazione scritta di Rotaria. Ma che non ha mandato, no. Ah, infatti avevamo scritto le stesse cose, cioè o lui partecipava o una relazione qualora impossibilitato. Ma scusate. Abbiamo detto che dobbiamo reiterare le richieste. Mi fate questa santa cortesia, reiterate le richieste. Vediamo che cosa accade nella giornata, può darsi che risponda, avrà un problema, un'altra cosa, non lo sappiamo, se è a scuola, se non è a scuola. Ci stiamo massacrando. E allora, gentile, 9:22. Buongiorno. Buongiorno, consigliere. Io, come vi avevo anticipato, ho la convocazione per la supplenza a scuola, quindi tra un pochino vi dovrò lasciare, ma vedo che avete un numero tale per cui la mia assenza non avrà danno per voi. Oggi c'è abbondanza. Pensavamo che ci mancavano consiglieri, invece oggi siamo al full. Allora, all'occasione del full, ricordo che domani ci sono tre atti deliberativi importanti da discutere e di dare parere. Vi sono stati mandati a tutti nelle vostre email la settimana scorsa. Sono delibere mandate con urgenza e quindi dobbiamo esprimere parere. E abbiamo programmato per martedì, quindi se non l'avete magari vi è sfuggito, vi prego cortesemente di guardarvele, sono già le vostre email, quindi domani sarà presente la dottoressa Angelomè. E poi che abbiamo detto, trasessore Mattei, ricordamelo. Ho un attimo perché l'invito ce l'ho dall'altro lato. Dall'altro lato. Vabbè, Anna, ma mi ascoltano le colleghe, quindi Anna, Paola o Anna? Anna è collegata? Qua sono, presente. Ho ricordato ai colleghi della delibera a cui mi hai appena comunicato che parteciperà domani. La dottoressa Angelomè e la dottoressa Mandala è stata delegata da ragioniere. Io avevo invitato pure il sindaco, ma chiaramente no, vabbè, sicuro. Manca dietro, lo sto dicendo per la cronaca, perché magari qualcuno poi Fausto dice: ma chi è l'assessore al bilancio? Non viene, chi è firmatario? Dico, facciamo meno poi, perché è possibile, perché il sindaco
non corrisponde. Le tre delibere sono state trasmesse a tutti i consiglieri via mail. Lo so. Il tema è molto delicato, quindi vi prego di dargli uno sguardo, finché domani, che sono tre atti deliberativi, li affrontiamo tutte e tre e daremo parere a tutte e tre. Cioè il fondo perequativo, il fondo perequativo che serve per Tari e quant'altro. Allora, vi avevo chiesto l'altro giorno di comunicarci gli eventuali punti che ritenete da discutere nei prossimi giorni, ma non mi è arrivato nulla da quello. Al momento non mi è arrivato nessuna segnalazione da parte vostra. A giorni rimanderò di nuovo l'ordine del giorno, quindi domani, in maniera da, se lo volete studiare, se ci sono delle segnalazioni. Io man mano che ne trovo qualcuna, come quella degli stalli, che è all'ordine del giorno da tanto tempo, ve la mando per la comunicazione. Stiamo aspettando che il dottore Biondo risponda alla nostra richiesta per questo atto deliberativo. Se Anna Carolina lo vuole leggere, qual è il punto che stiamo aspettando la risposta per l'appuntamento della discussione? Allora, individuazione di nuovi stalli di sosta regolamentata a pagamento ai sensi dell'articolo 26 del vigente contratto di servizio Comune di Palermo, AMAT Palermo S.P.A. è del 2018. Va bene, abbiamo anche delibere passate, quindi ma ritengo che sia doveroso affrontare anche possibilità di discutere alcune delibere che sono all'ordine del giorno. Con Giulio Tantillo avevamo deciso di fare un paio di sopralluoghi. Giulio, c'è collegato? Giulio c'è, forse non ci sente in questo momento. Comunque c'era un sopralluogo, mi ricordo, datemi il tempo. Martei, ti ricordi qual è la richiesta del consigliere Tantillo sul punto? Sì, era sul via Brunelleschi. No. E quell'altra sul fondo verde, via Laiace. No. Fondo verde, via Laiace, stiamo parlando di Martani. Stiamo parlando di una richiesta fatta dal consigliere Tantillo per quanto
dopo la segnalazione che gli avevo fatto io, ma purtroppo qua io ho cose scritte malamente, con la speranza che me lo ritorno. Può essere adozione ai sensi dell'articolo 3, piano particolareggiato zona territoriale omogenea del D2, denominato Viale Michelangelo. Sì, è questo. Aspetta, che lo sai. Allora, il punto è questo. Il consigliere Tantillo, con il consigliere Tantillo, scorrendo l'ordine del giorno, ho segnalato che c'era questo punto all'ordine del giorno e prima di invitare per fare il dibattito su questo parere, il consigliere Tantillo mi ha suggerito di andare a fare un sopralluogo. Allora, se siete d'accordo e mi date una data, possiamo programmare questo sopralluogo. Chiaramente nei prossimi giorni stabiliremo come e quando siamo a voi. Accetto suggerimenti. Ma di questa settimana dici? Tu mi dici, io accetto suggerimenti, non mi fai la domanda. Tu mi dici, questa settimana non lo dobbiamo fare perché abbiamo altre cose da fare. Non lo dobbiamo fare questa settimana perché facciamo di mattina, lo facciamo di pomeriggio. Dopodiché io organizzo con gli uffici il sopralluogo per quest'area. Io preferirei la settimana prossima, se è possibile, anche lunedì stesso. Che ne dite voi? Altri colleghi, per favore? Giulia, ci sei? Fausto, ci sei? Sì, sì, ci sono. Presidente, io diciamo, visto che questa settimana credo che abbiamo tanto consiglio, anche perché sono atti molto complicati, parere dei revisori dei conti, l'avrete dato un'occhiata anche voi, è un atto che poi genera anche motivi di interesse per la nostra commissione, diciamo fisserei una data della settimana prossima, poi quando volete voi. Va bene, allora anche per me è lo stesso, quando volete voi non è un problema. Va bene, allora io mi pare che già siamo in tre colleghi, più io mi adeguo a quello che è la maggioranza. Allora per lunedì, facciamo lunedì prossimo, invito Mattei di inviare ai colleghi, ancorché loro dovranno già averlo precedentemente, l'atto deliberativo. Mattei ha ricevuto? Ascolto, Presidente, ascolto. Ascolto, hai ricevuto? Ho ricevuto. Anche il messaggio per lunedì dobbiamo fare questo, quindi domani devono averli i colleghi nella loro email in maniera che già si guardano l'atto deliberativo e noi lunedì convochiamo per il sopralluogo con i tecnici del comune e la commissione e l'ausilio della segreteria. Sei d'accordo, Mattei? Come dice lei, Presidente, ci mancherebbe. Grazie, grazie. E allora, questo punto già è stato sollevato. Aspetto sempre delle segnalazioni da parte vostra in maniera da fare un programma per le prossime giornate. Allora, ricapitolando questa settimana, quindi domani abbiamo un incontro con la dottoressa Mandalà. Domani siamo riuniti abbiamo fatto la richiesta di convocazione con il sindaco, la dottoressa Mandalà e Angelo Me. Per quanto riguarda i tre atti deliberativi che vi ho mandato la settimana scorsa nelle vostre email. E quindi affronteremo domani il
sia perché domani, perché sono state inviate con carattere d'urgenza, come avete potuto vedere nella convocazione. E quindi l'abbiamo aggiunto subito all'ordine del giorno della commissione e mandato ad ognuno di voi. Quindi domani noi dovremo esprimere parere, perché finché il Consiglio Comunale potrà avere la possibilità di esprimere di esprimersi sull'atto deliberativo. Ho capito. Poi altre audizioni in settimana non ne sono previste? No, non abbiamo concentrato granché questa settimana, in quanto c'è il Consiglio Comunale e sarebbe sgradevole cominciare con un calcolo di un'ora di lavoro. Perché poi dobbiamo... Io vi avevo chiesto quella dello Stadio delle Palme, secondo me un'ora è sufficiente, però io devo capire cosa mi succede oggi con gli orari, quindi non insisto per questo motivo. Tu ci avevi detto che avevi problemi già oggi? Sì, no, perché sto andando alla convocazione, quindi avrò poi degli impegni mattutini, come vi ho detto. Vorrei non chiedere permessi e per quanto possibile, penso, ora Fabrizio si arrabbia, che sia doveroso da parte dell'istituzione permettermi di lavorare senza gravare né su bambini né su denari pubblici, però vediamo che orario avrò. Io purtroppo ho bisogno di lavorare. Ma Giulia, dico, ovviamente, dico, non c'è assolutamente necessità di, cioè, è ovvio. No, che perché la mattina tutti, come spero tu faccia nei confronti degli altri, ciascuno ha delle esigenze. No, lo so, però lo capisco anche che è una seccatura, perché io avrò, non prendo tutte le ore, perché non le posso gestire, sarebbe assurdo, però come sei stata tu disponibile con tutto Catania un attimo fa, non possiamo che esserlo noi con te. È un po' diversa la responsabilità mia di Giusto Catania, ma forse non è chiaro, non ti è chiara la differenza. Io non sono un assessore. Hai chiaro tutto tu? No, come te mai. Comunque era solo una battuta, non io non ho difficoltà. Grazie Fabrizio. Presidente, hai il microfono staccato. Il microfono chiuso. Ecco. Scusate, a seguito del riscontro telefonico con la segreteria del dottore Di Gangi, cercavamo biondo poco fa, dicevo Di Gangi, siccome si sta occupando proprio lui del Giro d'Italia, problematiche e quant'altro, quindi spero fra domani e dopodomani di avere la certezza della data per poter parlare anche di queste problematiche con il diretto interessato che si sta occupando di questo grande evento. Per il resto ritengo che gli aveva segnalato che cosa Giulia, che cosa aveva detto, un'altra cosa, Stadio delle Palme. Per quanto riguarda lo Stadio delle Palme, credo che dovremmo programmare, mi dovete dire quando Giulia, rispetto a quanto tu hai di impegno. Giulia Giroffi. Fabrizio. Non ho capito, ma Stadio delle Palme in che senso? Che tipo, un sopralluogo?
Io ho ricevuto, ho avuto attenzionato da parte della collega Giulia Girossi una segnalazione che diceva che stavano riprendendo dei lavori. Quindi, siccome noi tempo fa abbiamo fatto un sopralluogo allo stadio delle Palme, dopodiché sappiamo che i lavori sono stati, infatti chiamavo Ferrara perché Ferrara era molto da vicino, aveva seguito questa... Io vi so ascoltato. Fabrizio, tu che hai seguito questa cosa, la collega ci poneva questa... Sento male. Fabrizio, quando mi dà la parola. Prego, consigliere Ferrara. No, diciamo, ho ascoltato anche l'altra volta, per quello che mi risulta lo stadio è chiuso solo oggi per lavori di manutenzione al verde e riaprirà domani, quindi questo è quello che so, però magari le mie informazioni non sono complete. Ma penso che avrai sentito l'altra volta la collega che diceva che c'erano dei lavori che doveva essere chiuso per lavori, non lo so. Ecco, ripeto, per quello che mi risulta, l'ho sentito che... la segui da vicino questa vicenda. Ti ho chiamato, ti ho chiesto di darci delucidazione, e a quanto pare tu ci stai comunicando che è una questione di manutenzione del verde, che sia una cosa momentanea, solo giornaliera, solo oggi, credo. Se è una questione di solo oggi, che è una questione, non sono lavori, sono manutenzioni del vetro o di qualsiasi altra cosa, se riguarda solo una giornata credo che sia un problema. Io volevo sapere, per questo chiedevo alla collega Girolfi di sapere se aveva ulteriori notizie che non apprendiamo in questo momento, ma che lei aveva, diciamo, segnalato. Presidente, come detto in precedenza, io purtroppo vi devo salutare. Ci vediamo in consiglio, scusi. Arrivederci a tutti i colleghi. Allora io ritengo che a questo punto non devi dare che poi ci troviamo in difficoltà. Vi chiedo cortesemente di diamo lettura al verbale di oggi, questi aggiornamenti di oggi, visto che non si è potuto incontrare l'assessore Catania, ma cercheremo nelle prossime ore di farvi avere comunicazione. Diamo lettura del verbale e chiudiamo la seduta, perché così ce ne possiamo andare tranquillamente in consiglio comunale per le delibere che sono in programma. Bene, Presidente. In maniera sintetica ci leggi questo verbale. Certamente, Presidente. E allora, verbale 177 del 28/9/2020. Il presidente Russo apre in prima convocazione con la seduta con i consiglieri Argiroffi, Ferrara, Melluso e Tantillo. La registrazione della seduta, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al link del Comune di Palermo sul sito della seconda commissione. Argomenti da trattare: problematiche conseguenti all'evento Giro d'Italia, comunicazione al presidente, varie ed eventuali letture e approvazione del verbale della seduta. Il presidente Russo apre i lavori comunicando che per oggi era stato invitato a partecipare l'assessore Catania, il quale non ha risposto, e invita la segreteria a reiterare la richiesta. Nell'attesa di... E comunque reiterare la richiesta anche della relazione scritta, come era stata richiesta. Certo, allora reiterare la richiesta anche della relazione. Nell'attesa di contattare il dottore Biondo, continua comunicando che domani saranno discussi tre atti deliberativi con parere d'urgenza, dei quali la commissione dovrà esprimerne appunto parere. Chiede di programmare il sopralluogo discusso con il consigliere Tantillo per l'area di Viale Michelangelo e inviare gli atti deliberativi ai consiglieri, invitare i tecnici per lunedì prossimo.
assume la notizia che del Giro d'Italia il responsabile del procedimento è l'ingegnere Di Gangi, che sarà invitato a partecipare quanto prima per avere notizie in merito. Riguardo alla problematica legata allo stadio delle Palme, il consigliere Ferrara notizia che già da oggi lo stadio risulta chiuso. Sì, ma per una manutenzione... No, io ho detto assolutamente un'altra cosa. Io ho detto semplicemente che dalle notizie che ho, che però diciamo non sono ufficiali, per quello che mi risulta lo stadio sarà chiuso solo oggi e i lavori sono manutenzione del verde, quindi non sono lavori strutturali che sono già stati effettuati. Va bene, consigliere, provvedo subito a rettificare. E allora, sì, la notizia che oggi lo stadio è chiuso per manutenzione del verde. Del verde. Il presidente chiede quindi al segretario supplente di dare lettura del verbale di oggi. Passo all'appello, presidente. E allora, presidente Russo. Favorevole. Consigliere Giroffi. Consigliere Giroffi assente. Consigliere Caronia assente. Consigliere Ferrara. Favorevole. Consigliere Gentile. Favorevole. Consigliere Merluso. Si è allontanato assente. Consigliere Tantillo. Consigliere Tantillo, non la sentiamo. Proprio guardarsi che non è collegato a problemi tecnici. No, sì, io lo vedo collegato. Però intanto... Intanto lo vedo collegato. Vediamo se la collega provvede a cercare di capire e farlo collegare, se possibile. Notizie? Ha chiamato il presidente. Non risponde? No. Il collega Tantillo per problemi tecnici. Non risponde. Niente, non risponde. Presidente. Mi dà il numero dell'esito del voto? Sono tre pareri favorevoli, presidente. Tre? Sì, quindi non abbiamo il numero legato. Perfetto, la seduta è rinviata di un'ora. D'accordo, presidente. Tolgo la registrazione. Può togliere la registrazione e ci aggiorniamo a un'ora. Bene. Va bene.